musica, l'avventura splendida, la compagna magica che ti divertirà. E i programmi soliti che non danno la carica, tu che puoi rifiutali, sintonizzati su me. Il nostro venerdì sera, caro zio, eccoci qua. Viva la musica, il nostro appuntamento, l'appendice serale. Dopo la trasmissione di oggi, tutti i giorni dalle 11 alle 12.25, abbiamo l'appendice dalle 19.40 alle 20. Buona serata da parte mia e dal nostro zio Luciano. Buona serata a voi tutti. Venerdì, insomma, venerdì, serata un po'. Serata un po' magra. No, insomma, sarebbe anche bello, insomma, in questi tempi un po' strana. Con noi abbiamo il nostro regista Mattia a tenerci compagnia e a guidare la nostra nave. Eccolo qua, grazie. Ricordo qualche personaggio famoso, caro zio. Abbiamo, come posso dire, mandato tutto il nostro affetto, oltre a fargli gli auguri per il suo compleanno, Alex Zanardi, 54 anni, che sapete sta combattendo un'altra battaglia importante. E noi naturalmente ci stringiamo alla sua famiglia e alla sua grande forza. Ambra Orfei, figlia quindi d'arte dei grandi circensi, e di Nando Orfei, compie 53 anni, e il grandissimo Pelé, uno dei più grandi, secondo me un campione veramente, non solo sul campo ma anche nella vita, che compie 80 anni, eccolo qua. Auguri, auguri di cuore. Poi ricordo che abbiamo anche dei festeggiati che vedremo, li anticipiamo, Maringo e Rino e la moglie Luigina che festeggiano 55 anni di matrimonio, poi leggeremo tutta la dedica. Auguri anche al nostro Aldo e l'amica Dora, dagli amici del ballo Lorenzina Ornella. E vabbè, anche là vi leggeremo la frase. Gli 11 anni di Michael Tolaini di Quero, dopo leggeremo tutte le frasi. E auguri 37 anni di Davide, figlio della nostra telespettatrice Raffaella. Va bene, tra poco vi rivedremo prima della fine. Adesso prima canzone, zio. Sopra il filo del tramonto, ma che il sole vada giù, ti ritrovo qui accanto a me. Guardo verso l'orizzonte, mi spingo un po' più in là, come il vento che i tuoi sogni porta dentro me. L'emozione di una notte ormai fantastica, il profumo dei capelli su me accarezzano la pelle come un soffio dentro al vento d'amore. E in questa canzone arde un fuego de pasión. Ay, me duele el corazón, caricia esta emoción, no tengo alguna indecisión. Ay, me duele el corazón. Eccoci. Allora, continua il nostro venerdì sera, caro zio, è il momento di ricordarci anche gli appuntamenti del Gambaro a Cadone, che domani sera ci sarà Daniela Nespolo con i vari menù, pizza, bibita, caffè, grigliata, bibita, caffè, spezzatino, polenta, funghi, fagioli, tutti molto accessibili, oppure anche solo ingresso con bibita, 8 euro. Poi i prossimi appuntamenti, domenica a pranzo, Rossella Ferrari in Casanova, non so se c'è ancora posto, potete sentirlo, sabato, anzi venerdì prossimo, 30 ottobre, Linda e Igor dell'orchestra Linda Biscolo, quindi non stasera ma
al venerdì prossimo, il 31 all'orchestra di Renzo Biondi. Ricordiamo anche che ci sarà, ne parleremo, domenica 15 novembre, la festa del bollito a 27,50 euro. Caro zio, altra bella canzone di questo nostro venerdì sera. Non sarò con Marco e Glan. Bene, per voi. Quando il sole scende sera dentro me, una stella splende in cielo e penso a te. Ecco, è giunto quel momento, torno a te, amore mio. Tu mi manchi, senza te ragion non c'è. Sorrideva come se quel sorriso, quel sorriso, quante volte mi sfiorò con i fiori tra le mani, mi baciò. Eh sì, continua il nostro venerdì sera ed è il momento anche, caro zio, di un video della sera con i nostri sponsor, lo ricordiamo, quindi con il piacere, come sempre, di potervi accompagnare, non dimenticatelo, con veramente, insomma, il nostro grande appuntamento in compagnia di Ottica Lux, del mio amico Andrea, lo ricordiamo, e quindi insomma con piacere abbiamo l'opportunità di ricordarvi la storia di Ottica Lux, lo dico sempre, naturalmente stiamo parlando di Andrea Aghito, persona che conosco da sempre, ripeto, siamo amici da sempre, e grande opportunità, non dimenticatelo mai, perché è importante affidarsi veramente a un grandissimo professionista. Andrea Aghito, lo ricordo, vi fa questa visita importante che dura circa un'ora, è gratuita, e dopodiché, ecco, qui abbiamo anche il sito Ottica Lux di Padova, perché c'è anche un Ottica Lux diverso, e trovate naturalmente, ecco, tutto quello che Andrea fa. La cosa importante è che la visita, che dura un'ora, torniamo, grazie, ecco, è veramente accurata, proprio un'esperienza, perché non è solo ottico, ma è laureato in ottometria, e lui vi aspetta ad Altichiero dal martedì al, quindi c'è anche domani, però dovete prenotarvi la visita, che è gratis, e se poi volete, se decidete di comprarvi gli occhiali a vista, avete 100 euro di sconto. 049 86 42 034, video della sera, zio. Io ero di Gino, un bellissimo video, prenditi cura di me. Beh, ecco, Andrea si prende cura dei nostri occhi, ottica. Esatto. Prego. Ora che tu ci sei, tutto il resto per me non conta più niente oramai. Ora che tu sei qui, la paura non c'è, nessuna incertezza in me. Stammi vicino in questo
basta, lo sai, non serve nient'altro per me. Tu sei parte di me e una ragione non c'è nel pensare che ti perderò. Stammi vicino in questo momento perché ho bisogno. In 35 anni di passione e studi come ottico-optometrista, ho risolto molti casi. Per la scelta degli occhiali ascolto i gusti del cliente e consiglio la migliore qualità ed estetica, sia per le montature che per le lenti, progressive o ad alta definizione. Vederci bene è importante e soddisfare le persone mi rende felice. Vi aspetto per un'analisi visiva completa e gratuita. Ottica Lux, in via Altichiero, a Padova. E allora, caro zio, prima di salutarci è arrivato il momento di ricordare i festeggiati di oggi, ma ricordo anche tra le varie conferenze che il nostro governatore ci ricorda, guarda che cambia l'ora, quindi sabato cambia l'ora. Grazie, noi abbiamo, ci avete mandato questa cosa oggi a pranzo, insomma, e ci fa piacere anche perché sappiamo che è una persona con molto humor. Allora, auguroni ancora a Campagna Luppi ai ballerini e sposini Maringue, Rino e la moglie Luigina, che festeggiano 55 anni di matrimonio. Auguroni e una lunga vita assieme dai figli Loredana, Luca, nipoti e amici Giuseppe e Silvana di Stra. E poi auguroni ancora al marito Aldo, alla mia amica Dora, da Lorenzina, a tutti gli amici del ballo, Ornella, Gelindo, Laura e Rosa di Maserà di Padova. Il nostro Michael Tolaini di Quero, compie 11 anni, auguri da papà Andrea, mamma Gloria, sorella Noemi, dai nonni Giovanni e Miranda. Eccolo qua il nostro straordinario Michael. E poi auguri a Raffaella, cioè al figlio di Raffaella, Davide, 37 anni, auguri da mamma, papà, Rino, sorelle Tatiana, moglie Mara, le piccole Marta, i figli, cognato, i nipoti, Riccardo, Elisabetta, ecco, rivediamo anche qua il nostro Davide. E basta, buon pranzo, viva la musica, ce l'avete mandata oggi. Caro zio, si va? Marco Neri e Marlisa Manero con Il mio gigante. Il mio gigante. Ci vediamo domani. Bella canzone. Grazie, buona serata, buon venerdì, grazie zio, grazie capitano Mattia, grazie a tutti voi. Viva la musica! Gli anni come passano gli anni, come spazzati dal vento, ma non passa neanche un momento che tu non sia con me. Papà, quanto mi manchi, mi mancano le tue parole di quando giocavamo e c'era sempre il sole. Dove sarai adesso? Su quella stella lassù che brilla così forte, forse sei tu. Lo sai, papà, come vorrei vedere ancora io
quando la sera tornavi a casa dal duro lavoro e aprivi le braccia mentre correvo e ti dicevo sei tu il mio gigante, come vorrei che adesso quel tempo si fosse fermato. Ti voglio bene, papà. Gli anni come corrono gli anni e non ti aspettano mai. E prego che a chi voglio bene risparmino i guai. E spero di essere anch'io come sei stato tu. Il mio migliore amico, quella stella lassù. Lo sai, papà, come vorrei vedere ancora il tuo sorriso quando la sera tornavi a casa dal duro lavoro e aprivi le braccia mentre correvo, poi mi stringevi fuori tuo cuore, come vorrei che adesso quel tempo si fosse fermato fra le tue braccia, papà. Fermato, ti voglio bene, papà, ti voglio bene, papà.